Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera a tutti. Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con i principali rappresentanti di tutte le forze politiche che sono rappresentate in Parlamento. Desidero ringraziarli tutti vivamente per la franca e cortese interlocuzione che ho avuto con tutti loro. È stata una giornata proficua da tutti i punti di vista, perché mi ha consentito di acquisire una serie di prime valutazioni espresse dai vari interlocutori politici, valutazioni e sensibilità che mi torneranno molto utili nella formazione del governo. Concluderò questa giornata incontrando una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per il default di alcune banche. Queste persone anch'esse hanno diritto, come tante altre, ad essere ascoltate dalle istituzioni. Sono persone che chiedono il rispetto dei loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato, come è scritto dalla Costituzione. Dirò loro che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici, di una vita di lavoro, sarà uno dei principali impegni di questo governo, il governo del cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito. Nella prima mattinata di domani incontrerò invece il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Per ciò che riguarda i tempi della formazione del contratto, della formazione del governo, scusate, dedicherò l'intera giornata di domani ad elaborare una proposta da sottoporre al Presidente della Repubblica. I ministri che proporrò, così come il sottoscritto, saranno ministri politici, saranno cioè persone che condividono obiettivi e programmi del governo del cambiamento, che abbiano dato prova di poter adempiere alle funzioni pubbliche che saranno loro affidate con disciplina e onore. Grazie a tutti. Allora, 21 e 21, sempre in diretta con Focus, abbiamo usato nella sigla il discorso dopo il primo giro di consultazioni con i partiti del Presidente incaricato Giuseppe Conte. Lo abbiamo usato come sigla perché avrete sentito il riferimento ai risparmiatori truffati, quindi per i veneti, 210.000 veneti che sono finiti sul lastrico per la vicenda delle banche popolari, è una buona notizia, almeno il fatto che un presidente incaricato si impegna ad incontrare intanto le delegazioni e poi ad occuparsi come priorità di questo dramma. Oggi si è parlato anche di autonomia, ne parleremo durante questo programma. C'è molta tensione tra il presidente Mattarella e Salvini e Di Maio sulla scelta del ministro dell'economia che Salvini e Di Maio vorrebbero. Vorrebbero Paolo Savona come ministro dell'economia e il Presidente della Repubblica ha detto non accettiamo diktat inammissibili anche nei confronti di Conte, quindi un primo ministro incaricato che si trova tra due fuochi, come era facile prevedere. Il Presidente della Repubblica che deve assecondare soprattutto in queste ore e Salvini e Di Maio che vogliono ovviamente imporre i loro ministri. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Intanto vi presento gli ospiti di questa puntata, senza dimenticare di dirvi che poi in Veneto c'è anche uno scontro sulla
uno scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega, quindi diciamo controcorrente. Allora, Eugenio Benetazzo, economista, scrittore, grazie per essere qui, parleremo di economia e soprattutto di Paolo Savona con Benetazzo. Giorgio Marchetto del Movimento 5 Stelle, buonasera Marchetto. Grazie molto al senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Bentornato al senatore Giampaolo Vallardi della Lega. Buonasera, grazie a Leonardo Padrin, imprenditore. Buonasera. Grazie Padrin e ovviamente a Luca De Carlo, parlamentare, deputato per Fratelli d'Italia e sindaco di Calalzo. Grazie anche a lei. Allora, io direi con Fabrizio Bazzoni in regia, Alberto Piovesan, Nicoletta Rizzetto, vediamo un servizio proprio su questa giornata delle consultazioni ed alcune reazioni. Vediamo. Passa attraverso l'autonomia la forza del nuovo governo in Parlamento. Infatti, dalle consultazioni di oggi, il primo ministro incaricato dal Capo dello Stato ha incassato i primi sì al voto di fiducia e tra questi in Senato gli eletti dal Tirolo e dalla Valle d'Aosta. Un segnale forte per il professor Giuseppe Conte, che almeno in casa non vuole giocare da difensore. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Una frase che comunque passerà alla storia italiana come definizione del governo del cambiamento, che comunque parte in salita già dalle scelte dei ministri, ad iniziare dal professor Paolo Savona, decisamente poco gradito all'Europa e pare anche al Quirinale. E anche il Veneto ha guardato e guarda con attenzione la continua partita a scacchi tra i partiti che si svolge dietro le quinte dei riti romani. La scacchiera tra Grillini e Carroccio, in un'alleanza che sa molto di pace armata, visto che l'Unione Romana viene smentita dalla feroce opposizione tra i due schieramenti a Venezia. L'altro tavolo è quello all'interno del centrodestra, a parti invertite, ovvero distanti a Roma quanto alleati localmente. Paradossi della politica che rendono fragile questa legislatura ancor prima dell'annuncio dei ministri. E anche qui il Veneto si aspetta molto, anche se le indiscrezioni pare invece gli diano poco spazio per il governo nascente. L'unico nome in corsa sarebbe Lorenzo Fontana, deputato leghista veronese con studi universitari padovani. Per lui forse i trasporti o l'agricoltura, mentre sarebbe sparito l'altro Veneto papabile in quota 5 stelle, ovvero il montebellunese Riccardo Fraccaro. Gli altri nomi girano tra i tavoli ufficiali delle delegazioni di Via del Vicario e quelli informali dello storico Caffè Giolitti, dove pare già tanti onorevoli veneti di tutti gli schieramenti, maggioranza e opposizione, si stiano ritrovando per definire un punto comune che è il tema dell'autonomia. E tra i tanti perplessi sulla mancanza di federalismo fiscale nel contratto di governo, una rassicurazione da Roma arriva direttamente da uno dei 40 componenti della commissione speciale alla Camera che sta esaminando gli ultimi atti del governo Gentiloni e quindi anche i contatti per l'autonomia del Veneto. L'onorevole Federico D'Incà. Il tema dell'autonomia è uno dei temi più importanti della prossima legislatura. Noi vogliamo rispondere con questo governo del Movimento 5 Stelle e della Lega alle tante richieste da parte della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna di poter avere la sussidiarietà verticale, cioè il legislatore vicino al cittadino, per rispondere in modo più veloce alle esigenze del territorio. Ecco perché fin da subito faremo squadra per far sì che l'autonomia del Veneto diventi realtà. Servizio di Lucio Zanato. Eugenio Benetazzo, economista, scrittore, tra i suoi molti libri Neurolandia e tante volte a Focus, insomma, abbiamo parlato anche di questi di scenari preoccupanti e con previsioni sempre azzeccate, perché Benetazzo ci azzecca sempre. Senta Benetazzo, no, la questione di Savona, lei come vede questo candidato ministro dell'economia? Con tutte le polemiche perché essendo una non favorevole all'Europa è subito stato indicato come appunto un ministro populista che potrebbe provocare sfracelli. Lei come la vede? Il quadro visto a Bruxelles dopo la capacità di individuare una strada in comune da percorrere per
la formazione di un esecutivo è particolarmente problematica e minacciosa. Ricordiamoci che un anno fa abbiamo avuto un'agenda politica europea molto intensa, ma che ha dato come esito finale sostanzialmente tutti i paesi che erano a rischio di modifica del loro allineamento con il consensus di Bruxelles, che è stato completamente sdoganato. Adesso invece ci troviamo l'Italia che per la prima volta se ne esce con un potenziale esecutivo decisamente anti-establishment. Pensiamoci un attimo, anche per le stesse esternazioni che ha fatto il nuovo presidente del Consiglio, il cuore pulsante politico dell'esecutivo dovrebbe essere più a sinistra che a destra. Quindi noi ci troviamo i paesi core dell'Eurozona in cui l'unica voce che è fuori dal coro è proprio l'Italia. E in tal senso forse chi è a casa dovrebbe rendersi conto per quale motivo sono arrivati in così poco tempo, soprattutto dalla stampa statunitense, quelle dicerie, quelle interpretazioni sul curriculum del candidato, dell'attuale premier, su Savona come potenziale ministro dell'economia, che ovviamente ha un approccio decisamente anti-establishment. Quindi ci sono delle forze fuori da noi che stanno utilizzando i mezzi cosiddetti mediatici per tentare di modificare quello che dovrebbe essere l'assetto in formazione. Quindi ho capito, è favorevole a un ministro? A ministro Savona, eventuale ministro Savona o no? Io sono favorevole a qualsiasi esecutivo che in questo momento si renda conto della delicatezza epocale che ha il nostro paese in rapporto a quello che è lo scenario macroeconomico all'interno dell'Eurozona. Ve lo sintetizzo velocemente. Si è parlato di contratto dell'esecutivo tra due controparti politiche. Io me lo sono andato a leggere, esaminare con attenzione, è una lettera di intenti, faremo, proporremo, arriveremo, non ci sono effettivamente delle penali qualora una delle due parti diventasse insolvente. Secondo elemento di considerazione gravissimo, è un esperimento di innesto genetico in ambito politico che per la prima volta non si è mai visto in Unione Europea. E se dovessero sbagliare o errare, le conseguenze in ambito finanziario sarebbero catastrofiche. Per quale motivo? Perché da entro sei mesi cesseranno tutte le reti di protezione finanziaria che abbiamo avuto anche noi italiani, che riguardavano sia le istituzioni finanziarie e bancarie e soprattutto la difesa del debito pubblico. Tanto per citare un dato di natura finanziaria, il famoso BTP a 50 anni che è stato emesso qualche anno fa è passato nel giro di poche settimane, 10 giorni, da 95 a 85 con le ovvie ripercussioni poi sullo spread. Tra sei mesi, se escono di strada o c'è un deragliamento, perché purtroppo si creeranno poi delle posizioni di conflitto tra le parti, non avremo più la BCE che interviene a supportare le quotazioni dei titoli di Stato italiani. E purtroppo i precedenti tre anni si è governato a deficit, quindi basta solo che scappino 100 punti base sullo spread e significa 15-20 miliardi di coperture aggiuntive che devono poi essere trovate. Lo ripeto ancora, se sbagliano le conseguenze saranno finanziariamente parlando catastrofiche per risparmiatori, contribuenti e probabilmente anche pensionati. Allora, senatore Ballardi, è preoccupato Benetazzo, e quando è preoccupato c'è da preoccuparsi, però lei come giudica questo il fatto che Salvini e Di Maio abbiano blindato, così scrivono i giornali, la nomina del ministro dell'economia? Sì. Savona, nel senso che Mattarella sembra contrario a questa scelta, no? Quindi su questo c'è effettivamente uno scontro in atto in questo momento, no? Ma
vediamo poi alla fine chi la spunterà, perché credo che in democrazia, insomma, poi alla fine, se si riesce a fare un governo, si dovrebbe lasciare anche ampia libertà a chi in questo momento è riuscito a trovare una maggioranza di poter esprimere i propri ministri. Entrambi gli schieramenti politici, Lega e 5 Stelle, mi sembra siano più che d'accordo sul ministro Savona. Quindi credo che Mattarella, che da Costituzione, giusto ricordarlo, ha comunque l'ultima parola, in teoria dovrebbe comunque dare l'opportunità a questo governo di partire al di là di quello che pensa l'Europa, o al di là di quello che pensano i detrattori, che in questo momento vedo parecchio effervescenti, anzi vorrei dire mai come in questo momento li ho visti così ringalluzziti. Solo che non capisco come mai questa effervescenza di detrattori, di pessimismo in questo momento, visto che, parlo anche all'economista, ma in maniera più che semplice, per il fatto che abbiamo visto che negli ultimi 5-6 anni, anche da quando è partito il governo Renzi, ma vorrei dire da quando è partito il governo del ministro Monti, dell'allora primo ministro Monti, siamo passati da un debito pubblico di 1.950 miliardi, in questi giorni abbiamo sforato i 2.300 miliardi di debito. Quindi questo è, credo, la fotografia in bianco e nero, o a colori che si voglia dire, di quella che è stata la realtà di questi ultimi 6-7 anni di governo di sinistra, o che si voglia dire prima del governo dei tecnici, poi il governo di un centro-sinistra che ha portato avanti un'economia detrattiva, un'economia delle tasse, un'economia che sicuramente non ha giovato a quella che è la situazione economica e finanziaria del nostro paese, ma soprattutto delle nostre famiglie, penso dei giovani, penso agli anziani con la legge, ai pensionati con la legge Fornero, penso a tutto quello che è successo in questo paese negli ultimi anni, passando per l'immigrazione che ha riempito i nostri territori. Oggi ci sono due schieramenti politici che hanno deciso di provare a cambiare questo paese, a cambiarlo completamente, passando attraverso delle iniziative che mi sembrano sicuramente forti, ma non c'è alcuna altra possibilità che fare azioni forti in questo momento, perché all'economia bisogna dare una scossa, passare da una visione detrattiva, pessimistica dell'economia in questo paese, i cui risultati li abbiamo visti, un debito pubblico oltre i 2.300 miliardi, lo ricordo, quindi 350 miliardi di aumento del debito pubblico negli ultimi 6-7 anni, passare a quella che è la flat tax, che piaccia o non piaccia comunque darà una ventata di ottimismo in questo paese, darà nuove risorse alle famiglie, darà sicuramente una spinta positiva all'economia delle industrie, delle piccole industrie, delle medie industrie in questo paese, riporterà a fare investimenti pubblici e privati, e di settori ne abbiamo moltissimi, oserei dire tutti i settori di questo paese hanno bisogno di una nuova spinta ottimistica e una nuova iniezione anche di fiducia, perché nel momento in cui la gente rinizia a essere ottimista, rinizia a avere anche tra le mani dei soldi da poter spendere, questi soldi non li certamente li terrà in tasca, ma li reinvestirà sicuramente nell'economia del proprio paese, e questo rimetterà in moto un circuito virtuoso che permetterà alla nostra economia di migliorare. E questo è il principio fondamentale dell'azione di governo di questa alleanza Lega Movimento 5 Stelle. Funzionerà? Personalmente ritengo di sì, sicuramente sarà migliore di quello che è successo fino adesso, che ci ha portato a un aumento, lo ripeto, di 350 miliardi di debito pubblico in questi ultimi 6 anni. Allora, ho ancora sentito chi va al Ministero dell'Economia, che è il più importante e delicato, appunto, se ne sta parlando. Allora, senatore Ferrazzi, le coalizioni non hanno mai permesso di governare troppi litiganti, tantissimi sms. Oggi abbiamo visto intanto Berlusconi dire che i 5 Stelle sono giustizialisti e pauperisti, poi è uscito Martina dopo le consultazioni e ha ribadito un no molto netto, no? Cioè il PD resta all'opposizione. Ma l'lapsus del presidente, diciamo, indicato Conte è significativo, no? Ha parlato di contratto quando voleva parlare di governo, quindi il contratto, diciamo, quello della Lega con i 5 Stelle.
Cottarelli, che insomma sappiamo chi è una persona seria, terza, che è stato messo tra l'altro a livello tecnico a controllare i conti dello Stato e a tagliare la spesa pubblica inutile o dannosa, ha fatto due conti, ha preso quel contratto e ha fatto più o meno, cioè le entrate e le uscite secondo il contratto lì. Ebbene, le entrate sarebbero dai 500 ai 600 milioni, le uscite dai 108 ai 125 miliardi di euro. Ora è del tutto evidente che come una famiglia, se tu vuoi fare un programma diciamo di un anno, di due anni, di cinque anni, la famiglia deve stare a pareggio, quindi se è uno stipendio di 2.000 euro puoi permetterti uscite di 2.000 euro. È come dire in proporzione che una famiglia ha entrate per 5 euro e ha un'uscita per qualche migliaia di euro. C'è qualche problema? No, c'è qualche problema. E quindi ha ragione insomma chi mi ha preceduto, questo è un programma assolutamente diciamo sui generis, è un programma ancora molto elettoralistico, non è un programma vero di governo, e quindi vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi che cosa faranno. Il tema vero, oggi nella discussione del direttore ha ben detto, è chi guiderà il Ministero dell'Economia, perché il Ministero dell'Economia e della Finanza è diciamo il core, la parte lì c'è l'uomo forte, quello che ha le redini della borsa, che ragiona con Bruxelles, che ragiona con i mercati finanziari internazionali, che dà garanzie, che non sono cose astratte, ma sono i posti di lavoro per gli italiani, e i soldi che abbiamo per la spesa pubblica, perché il tasso di interesse che aumenta fa sì per esempio che il debito che abbiamo ci costringa a pagare miliardi di euro in più all'anno se cresce, e quindi vuol dire meno spesa per i lavoratori, per i disoccupati, per i giovani, cioè sono cose molto concrete. Beh, definire Savona l'anti-establishment è un po' diciamo paradossale, no? Cioè, Savona insomma una persona stimabile di 82 anni, nella sua lunga carriera politica amministrativa è stato diciamo un gran comì della nostra Repubblica, è stato direttore di ministeri, è stato presidente di banche, è stato presidente del consorzio Venezia Nuova per 10 anni, cioè il consorzio del Mose, voglio dire, quello che è andato in deroga a qualsiasi legge nazionale europea sulla concorrenza, spendendo 6 miliardi di euro per un'opera sì davvero inutile, speriamo non dannosa. È esponente della scuola diciamo dei monetaristi alla Friedman, quindi della destra più destra monetarista, che ha aperto le porte alla speculazione finanziaria internazionale. Questa è la scuola da cui proviene il professor Paolo Savona. Allora è esattamente la rappresentazione dell'establishment, lo è al 100%, ed è davvero paradossale che questo governo dei cittadini, dove finalmente i cittadini fanno un passo in avanti e i politici fanno un passo indietro, vede in Savona l'alfiere di questo rinnovamento. Allora il buon Mattarella, invece di contrastare questo nuovo governo, tolga qualcosa di 90.000 euro di pensione al mese del suo amico Napolitano. È nel programma di governo questo, è nel programma di governo portare le famose pensioni d'oro a un tetto massimo di 5.000 euro, quindi sicuramente riusciremo ad accontentare anche il nostro amico telespettatore. Allora, Leonardo Pedrin, cosa significa, perché il primo ministro incaricato ha detto saranno ministri politici, perché ha tenuto a sottolinearlo secondo lei? Per non... Ma chiaramente lui tende a rafforzare quello che è il suo ruolo e quindi la sua credibilità, perché è evidente che anche la decisione sul suo nome non è una sintesi politica, ma è una decisione di due forze che in campagna elettorale si sono presentate in modo alternativo. Però io sono perché comunque si dia credibilità a questo governo e si dia anche fiducia. Però una cosa che è mancata, poi, a parte che presentare domani la lista dei ministri significa farla di sabato a borse chiuse, per cui impattando e rassicurando in funzione del lunedì, ma questo insomma può essere prudenza, può essere paura, vediamo. Però quello che io non ho sentito è che è una contraddizione quando lui dice io sono un capo politico, perché insomma il capo del governo che si pone come politico è un capo politico, non ha parlato di legge elettorale. È evidente che questo forse era l'unico governo possibile. Ma è un governo possibile per mancanza di alternative.
Quindi non è un governo possibile per scelta, non è che Lega e 5 Stelle si sono presentati ai cittadini dicendo io farò alleanza su questo programma con chiunque, che sarebbe stato anche accettabile, voglio dire. Ha detto io porterò avanti questo programma, le alleanze sono venute dopo, del resto il nostro è un sistema parlamentare, quindi possibile. Però secondo me un capo politico che si appresta a guidare un governo di cambiamento non può ignorare che esiste una legge elettorale che trasforma le elezioni in una roulette e un cittadino che vota legittimamente un partito non sa come finirà. Per cui io noto questa contraddizione nelle dichiarazioni di Conte, e un capo politico doveva affrontare anche questo argomento, perché se noi chiediamo agli italiani cosa pensano di questa legge elettorale, ma credo che sia anche quello che pensiamo tutti noi, è sicuramente una legge fatta per tutelare quelli che l'hanno votato in Parlamento e per non far vincere i 5 Stelle, perché poi questa era la chiave di lettura per cui è stata modificata. Secondo me un governo del cambiamento deve fare una legge per cui i cittadini sappiano chi li governa dopo le elezioni. Senta, l'assenza per ora, almeno si sta parlando di Fontana come possibile unico ministro, forse le politiche agricole, lei come la giudica? Cioè il fatto che non ci siano veneti, che non ci sia, diciamo, una rappresentanza in grado per esempio di spingere per l'autonomia, no? Ma allora sicuramente i partiti che hanno un dibattito pubblico molto intenso si presentano molto spaccati, però è anche una forma di democrazia. I partiti che tengono all'interno le tensioni chiaramente come dire, si va per opinioni, perché mancano i fatti. Bisogna capire all'interno della Lega quali sono i rapporti di forza e quali sono le prospettive per il partito e per i suoi maggiori esponenti. Fontana è sicuramente una persona che oggi è una persona di spicco, è una persona di riferimento, però l'impostazione che il Veneto si è dato si basa più su Zaia che non su Fontana, che può essere visto forse più... insomma, io mi sento, sono un appoggio di centrodestra, ma in una logica interna Fontana è un'esaltazione del Veneto o è uno sviluppo di una politica intelligente e efficace che sta facendo Salvini? Perché quando Salvini si stava preparando a fare la Lega d'Italia, chiamiamola così, Zaia contemporaneamente faceva un referendum per l'autonomia e infatti non ci fu una grossissima presenza di Salvini a sostegno dell'autonomia, perché era chiaramente dicotomica il messaggio che partiva dal Veneto e il messaggio che dava Salvini, che poi, ripeto, quello di Salvini ha avuto una grande efficacia, perché ha di fatto, come dire, permesso la crescita della Lega, che sarebbe stata sempre un valvassore rispetto ai partiti di centrodestra se restava confinata in due regioni. Non dimentichiamo che la Lega fece il 4% alle europee, quindi Salvini ha fatto una sorta di miracolo. Vale la pena, secondo me, puntualizzare subito che l'autonomia è uno dei punti cardini comunque dell'alleanza Lega 5 Stelle e presumibilmente, ma non mi sbaglio di molto, l'autonomia verrà raggiunta addirittura nei primi 100 giorni di governo. Proprio questo lo dico a garanzia di tutti i veneti, che ricordo sono il 98,1% di quelli che sono andati a votare, che l'autonomia sicuramente è in primis tra gli obiettivi da raggiungere. Primi 100 giorni di governo saranno 120, ma comunque sicuramente verrà fatta quanto prima. Questo sono 300, questo è un bel risultato. Sarebbe un bel risultato. Noi abbiamo sempre tenuto qui la bandiera del Veneto, proprio con la scritta autonomia subito, l'abbiamo tolta perché da par condicio non ci permette di così esibire vessilli, bandiere, simboli, eccetera, poi ricomparirà dopo le elezioni. Allora, tanta gente, devo dire, chiama in redazione, scrive anche sui social e dice, ma insomma, qui tutti stanno dando contro questo governo che potrebbe nascere dall'accordo di 5 Stelle e Lega, lasciateli lavorare, no? E questo è un po' il messaggio che arriva in maniera abbastanza
abbastanza diffusa. Vediamo cosa le interviste che ha raccolto oggi Ilaria Marchiori, che è andata al Parco San Giuliano e ha chiesto cosa ne pensassero i cittadini. Vediamo. Ha trovato Cacciari? Ciò che gli ha detto che sei l'avvocato di tutti, non mi pare che sia vabbè, o no? Perché non le pare? Perché un avvocato che cos'è il paese, noi non è un politico. Quindi lei avrebbe voluto un politico? Sì, perché ha esperienza. Io avrei preferito Emma Bonino, perché è una donna, è preparatissima, è l'unica, penso, politico italiano che sa l'arabo, ha studiato. Non dico nulla, non c'è niente da dire. Se da una parte c'è chi non vede di buon occhio la figura di Giuseppe Conte alla guida del nostro paese, si sente sfiduciato e si dimostra anche disinteressato, dall'altra ci sono invece dei cittadini che hanno deciso di concedergli fiducia, almeno finché non dimostrerà di non meritarla. Bisogna avere pazienza, provare, perché insomma sta gente è solo brava a criticare l'altro, quello che fa l'uno fa l'altro, quindi sono bambinate, secondo me, quello che fanno i partiti contro. Lasciatelo lavorare, dopo potete criticare, avete 5 anni di tempo. Se non si inizia alla svolta, tutti vogliono una svolta, poi c'è un accenno di svolta e non vorrebbero permetterlo. Quindi dovrebbero nascondersi e star zitto, e star zitti quelli che potevano far meglio prima, il PD e anche il centrodestra. Pertanto a me fiducia dopo. È un errore veniale, un peccato veniale il fatto che non abbia proprio tutte le carte in regola, però gli altri nemici si attaccano anche su questo. Io darei fiducia a questa persona, hanno tentato tutto, hanno cercato di mettersi d'accordo che non andavano d'accordo fra Salvini e Di Maio, secondo me adesso che è stata fatta non intrecciamo le cose, andiamo avanti e forse con un po' di fiducia riusciremo a fare qualcosa. Deve essere una persona capace, questo è fondamentale, che poi sia un politico o un tecnico, l'importante è che faccia bene il suo lavoro. Quindi da cittadino insomma lei è per dargli fiducia? È certo che sì, poi se sbaglia pace, però una persona bisogna dargli fiducia, dovrà vedere se sa fare, no? Diamogli l'opportunità e sei in grado, come hanno detto, ben venga, per noi italiani soprattutto. Allora, ieri Flavio Tosi qui in studio diceva, a proposito della fiducia che il governo dovrà chiedere al Parlamento, la otterrà di sicuro, diceva Tosi, perché poi anche quando i numeri sembra non ci siano, molti parlamentari temono di perdere diciamo il posto e dover tornare a casa, e alla fine dei voti in più dei responsabili, diciamo, i voti dei responsabili li si trova, e questo diceva ieri Flavio Tosi. Marchetto, allora, è un sodalizio ovviamente difficile, perché Di Maio e Salvini sono su tanti temi, su posizioni abbastanza divergenti. Però dal punto di vista più che politico, umano, riusciranno a convivere, diciamo, soprattutto quando si tratterà di far andare avanti questa nave in mezzo a varie tempeste? Difatti, direttore, i fuochi ce ne saranno molto contro al governo, però io devo ammettere avrei preferito un governo monocolore 5 Stelle, perché noi bene o male siamo arrivati alla decisione di cambiare tra tutti i partiti e votare il Movimento 5 Stelle, appunto perché nella nostra vita li abbiamo provati tutti e nessuno ci soddisfava più, e quindi c'era bisogno di qualcosa di nuovo. Poi dire che questi maestri della politica abbiano fatto bene in questi 30-40 anni è dire il falso. La nostra Repubblica sappiamo in che situazioni versa, quindi io credo che in questo momento agli italiani serva intanto una buona dose di positività, perché al Veneto che domani mattina si alza per andare a lavorare non si può continuare a tirar fuori gli spettri dell'Europa, dello spread e di sua santola, perché alla fine non riusciamo così. Chi continua a intimorire la gente con questi temi qua vuol dire che non ha capito niente, oppure che è una persona che è convinta che le cose non possono
possono mai cambiare, che noi siamo diventati sudditi dell'Europa e che le cose rimangano così ad eterno per altri migliaia di anni. Vadano in internet, guardino bene la storia dell'Europa e vedono che in 2000 anni è cambiata, ogni 5-6 anni cambiava la conformazione, quindi questo periodo storico che stiamo vivendo non è detto che ce lo portiamo per altri 100 anni, può darsi che domani, dopodomani cambi tutto, salti tutto, ok? Allora, l'Europa va bene fin tanto che fa gli interessi della nostra nazione, fin tanto che fa gli interessi del popolo italiano. Se facciamo un sondaggio tra tutti noi italiani, vediamo quanti hanno veramente tratto beneficio da questa Europa. Io credo che nelle nostre tasche l'Europa non abbia portato assolutamente niente. Quindi fino adesso, per noi, gente comune, l'Europa non ha fatto assolutamente niente, a patto che creare una moneta unica e quindi quando vai all'estero non sei più costretto ad andare in banca a cambiare due giorni prima. Quindi o si inizia a mettere mano all'Europa e a farla girare bene come deve girare, oppure vuol dire che ci sono delle lobby che fanno da padrone e che vogliono che il popolo italiano rimanga lì dov'è. Allora, si sono messi d'accordo, hanno fatto questo contratto di governo, naturalmente non può essere articolato perché un contratto, per scriverlo bene, ci vorrebbe almeno 6 mesi, un anno. Hanno tracciato delle linee guida, però quello che c'è da fare lo si sa, bisogna farlo. Che non ci sono soldi, perché se fai reddito di cittadinanza non ci sono i soldi, se togli di qua togli di là. Arrivano, siamo convinti su una cosa, che arrivano fiumi di denaro, entrano nelle casse dello Stato. L'IVA, tutte le tasse che paghiamo ogni giorno, ma quanti soldi arrivano e dove li avete spesi fino adesso? Allora si potrà iniziare a mettere mano a questa spesa pubblica che è incontrollata e a fare le cose che servono piuttosto che spendere per spese inutili. Cioè, o mi dite che allora lo Stato italiano è perfetto e quindi non possiamo toccare niente, oppure vi mettete lì in panchina e guardate cosa possono fare gente nuova che ha voglia di fare il bene del popolo italiano. Allora, stato smascherato da 7 università straniere: New York, Sorbona, Pittsburgh, Malta, Vienna, Cambridge, un po' troppo per essere un complotto, abbastanza per una valutazione su chi lo vuole su di lui. Questa è la polemica sul curriculum che pare sia stato in qualche modo infiocchettato, arricchito di qualche particolare dal presidente incaricato Giuseppe Conte. Senta, Conte tra l'altro scioglierà la riserva sabato. Secondo lei sarebbe stato meglio avere un presidente incaricato più forte, diciamo, no? Perché Conte è un ottimo giurista, però di esperienza politica non ne ha, e si teme, molti dicono, è un po' un vaso di coccio tra due mastini come Salvini e Di Maio, no? Secondo me Conte potrà diventare veramente un fuoriclasse. Bisogna avere il coraggio di farlo giocare in campo e vedere cosa fa. Chi avrebbe mai detto che Maradona era forte se non lo facevi giocare? Prendiamo tutti, già i forti, tutti prendiamo, a 15 anni, prendiamo già, prendiamo già i forti, anni, allora mettiamo, il mettiamo, crudo con la porta. Allora mettiamo i forti, mettiamo i vostri forti, quelli che sono già Berlusconi, mettiamo là, vediamo cosa fa. Di ragionare, stiamo certo, perché premier, e cosa vuol dire? Non sei al mercato. E cosa vuol dire? Un avvocato, un professore non può fare il premier, perché che caratteristiche deve avere il premier? Deve avere il placet di tutto l'establishment mondiale? Se abbiamo avuto Mario Monti possiamo provare qualsiasi persona. Su questo credo tranquillamente. E Renzi chi era per fare il premio? Chi era Renzi per fare il premio? Ma sono persone che hanno fatto Renzi la gavetta. Mario Monti era stato commissario europeo. Renzi aveva partecipato a rischio tutto. Ma manca la cultura. Ma cosa dici? C'è proprio la gavetta. La gavetta bisogna fare come la manca. Noi del Movimento 5 Stelle la cultura del lavoro ce l'abbiamo. Consiglio regionale. Ah, quella vuol fare. Studiare. Libri. C'è solo internet, quello per vedere come è fatta l'Europa. Non guardo internet o Wikipedia, guardo i libri, ci sono tomi di libri da guardare, non c'è necessariamente internet, bisogna lavorare, bisogna studiare. Non voglio dire che la carriera politica sia un discriminante per dire se uno è capace o meno. No, ce l'avevate nello statuto il primo giro. Non voglio dire questo. È stato candidato alle comunali non poteva fare altro. E arriva a fare il Presidente del Consiglio, dopo aver fatto tutti i passaggi. Di Battista dalle dimissioni dal Movimento, visto che era un coerente, no? Di Battista... Cioè, siccome ha riempito il dibattito pubblico dicendo per mesi... E urbi e torbi, che nel caso in cui i 5 Stelle avessero fatto un accordo con qualsiasi altra forza politica, io esco dal Movimento,
e siccome ha sbandierato la coerenza politica come, come dire, la quintessenza del suo comportamento, non ho letto, immagino stiano arrivando le dimissioni. Ci sono contingenze che purtroppo voi con questa legge elettorale. Siamo in mezzo ai due fuochi tra Europa ed Erdogan, se l'Europa non gli darà i soldi che chiede, ci faranno andare dagli immigrati che fermi in Turchia. Qui torniamo ovviamente al tema dei migranti. Senta, onorevole De Carlo, Giorgio Meloni è uscita oggi dopo le consultazioni, ha detto in sintesi che ovviamente Fratelli d'Italia è all'opposizione, cioè non voterà la fiducia a questo governo, ma poi successivamente, se questo governo dovesse nascere, valuterà provvedimento per provvedimento. No, cioè, questa è la posizione da sempre, cioè, l'ha sempre detto il Premier per noi. Il Premier sarebbe dovuto essere Salvini, l'abbiamo sempre detto, se è Salvini siamo d'accordo, se è un tecnico di centrodestra siamo d'accordo, se è un grillino o un tecnico di centrosinistra noi non siamo d'accordo, punto. Credo che più coerenti di così, dopo crediamo che in una Repubblica parlamentare, in un sistema parlamentare non ci sia il governo che gioca e gli altri che stanno in panchina, questa è una visione da chi non conosce il sistema nostro, il Parlamento è sovrano, perché non siamo in panchina. Siamo in grado di essere utili a questo paese anche non essendo al governo, tant'è che oggi l'ha ribadito Giorgia, qualsiasi provvedimento che sia stato nel programma nostro, nel programma del centrodestra, verrà da noi votato convintamente, cioè noi saremo, faremo del bene al paese senza avere un ministero. Chiaramente tutto ciò che invece fa parte di un programma che noi non è condiviso, dal reddito di cittadinanza all'utero in affitto, ad adozioni, bambini gay, ad altre questioni che sono in altri programmi e non nel nostro, noi convintamente ci schiereremo dall'altra parte. Ma credo che in tutta questa partita, se c'è stato un profilo coerente dal primo all'ultimo minuto, quello sia di Giorgia Meloni, insomma, noi l'abbiamo detto da subito qual è la nostra posizione, abbiamo tenuto la barra assolutamente dritta, ci siamo presi qualche critica quando qualcuno diceva li lasciate soli, noi non abbiamo lasciato solo nessuno, noi siamo convintamente decisi a votare tutto ciò che era nel programma di centrodestra e lo dimostreremo in Parlamento. Chiaramente non lo faremo nel momento in cui i provvedimenti non sono provvedimenti che avevamo condiviso anche in campagna elettorale. Dopodiché il contratto non sarà tanto articolato, ma consta di 40 pagine e di risorse a iosa. È altrettanto vero che qualsiasi programma elettorale, e questo è ancora un programma elettorale, se ne viene realizzato anche solo il 20% è un grandissimo successo. Anch'io adesso sono d'accordo, diamogli tempo, facciamoli lavorare. Dopodiché se sono rose fioriranno, certo. Ma noi non siamo un'opposizione a prescindere, è un'opposizione non sui temi, noi siamo un'opposizione pronta a valutare tutto ciò che è positivo per questo paese, perché prima di tutto noi siamo e rimaniamo patrioti. Ecco, sull'autonomia come vi muoverete? Perché parlamentari hanno anche sottoscritto un impegno, anche io stesso, anche lei mi ricordo, sì. Noi in Veneto ci siamo schierati tutto il partito convintamente a favore dell'autonomia, lo cito sempre, il mio comune in provincia di Belluno è stato il comune con la più alta affluenza al voto e con la più alta percentuale di sì. Quindi non c'è dubbio alcuno che si abbia predicato bene e razzolato male. Noi siamo convintamente a favore di maggiori forme di autonomia per il Veneto. Punto. Allora, mentre a livello nazionale Forza Italia e Lega sono ai ferri corti, in Veneto invece vanno d'amore e d'accordo, e c'è un paradosso anche per il Movimento 5 Stelle e Lega qui in Veneto, perché mentre stanno formando assieme a un governo Salvini e Di Maio, c'è uno scontro in regione, in particolare dopo l'approvazione della legge elettorale, proprio tra i 5 Stelle e il Carroccio. Vediamo un servizio che alla fine è sfociato anche in una polemica sulla questione dei gondolieri. Vediamo. Noi possiamo, col forse, sembra e qualora fosse, possiamo dire tutto e di più, ma non è politica. La politica dell'infangamento non è la politica che noi vogliamo. Per nulla addolcito dagli ottimi rapporti tra Lega e 5 Stelle a livello nazionale, il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto non risparmia parole pesanti all'indirizzo del grillino Davide Scano. Non posso entrare nel merito del bando per i gondolieri, che non conosco nel dettaglio, puntualizza il leghista, ma è ora di finirla di alzare polveroni sulla base di semplici illazioni e lettere anonime. Qualora non si vada a confermare
quello che è l'inizio di un sospetto, va bene, dovrebbe essere responsabile chi ha lanciato il sospetto inutilmente. Mi auguro che ogni accusa svanisca rapidamente così come è comparsa, spera Giusto. C'è una commissione che ha valutato in base a dei criteri, magari non facilmente comprensibili da chi conosce poco il mondo della gondola. Diverso è saper vogare rispetto a chi sa fare il gondoliere. Il gondoliere è una categoria. Non è sufficiente soltanto praticare magari agonisticamente eccetera la voga, quella del gondoliere è tutt'altro che agonismo, è una pratica consolidata di grande esperienza nella manovrabilità di un'imbarcazione lunga 11 metri, su canali che a volte sono larghi quanto la stessa imbarcazione o su manovre dove magari la curva è appena appena accessibile alla lunghezza. Non si tratta quindi soltanto di abilità nella voga, spiega il leghista, ma anche di avere la coscienza dei pericoli per la propria sicurezza e per quella dei passeggeri, specie in condizioni particolari. Io penso che chi predisposto a giudicare e a selezionare tenga ben presente soprattutto queste caratteristiche qua. È la questione, la querella sulla, sul concorso che ha riguardato i gondolieri, e era saltato fuori un elenco di vincitori prima ancora che il concorso si svolgesse, insomma, quindi lo scontro è su questo, però senatore, tornando diciamo allo scontro invece in regione, ci potrebbero essere, Gian Antonio Darè qui in questo studio qualche sera fa diceva ma poi alle amministrative non è detto che 5 Stelle e Lega, in seguito a quanto sta succedendo per il nuovo governo, possano votare compatti, no? per il candidato della Lega o dei 5 Stelle. Cioè dal punto di vista elettorale ci possono essere delle conseguenze? Ma su quello che succede in Veneto, certo. Io credo che sia magari frutto di vecchi rancori che magari col tempo possono tranquillamente dissiparsi. Alla luce del fatto che anche sembravano posizioni inconcilianti il programma della Lega e il programma dei 5 Stelle, poi abbiamo visto che sovrapponendoli in maniera fisica erano uguali all'85-90% sui temi, no? Perché alla fine sono temi di buon senso, sono i bisogni dei cittadini. E questo lo si è visto poi anche nei risultati elettorali, magari anche con percentuali diverse, dove al nord si è privilegiata una Lega che comunque ha saputo dimostrare, quei tanti bravi amministratori che ha sul territorio, insomma la stragrande maggioranza della Lega, ma non sono solo quelli della Lega, però abbiamo dimostrato di saper governare bene, al sud dove il reddito di cittadinanza, lo sappiamo sicuramente, ha fatto man bassa in quanto a consensi, che poi non spetta a me dirlo, ma lo dirà anche il nostro amico dei 5 Stelle, non è un proprio reddito di cittadinanza puro, ma nel contratto di governo si è dimostrato essere un incentivo per 2, massimo 3 anni nel trovare un'occupazione, quindi alla fine è emerso il vero sentiment di quello che inizialmente sembrava un reddito di cittadinanza, una cosa assistenziale, invece non è nient'altro che una cassa integrazione, io la ridefinirei così, magari un po' più forte, per permettere alla gente di trovarsi un lavoro, tant'è vero che è specificato nel programma di governo che dopo i 3 tentativi rinunciati da un cittadino che non vuole, perché non gli piace il proprio lavoro che gli viene proposto, tra l'altro dai centri dell'impiego che ricordo verranno assolutamente riformati, perché così come sono adesso non funzionano, questo è un dato di fatto. Dopo i primi 3 tentativi, se uno proprio non gli piace, non vuole andare a lavorare, il reddito di cittadinanza così definito finisce, quindi credo che alla fine sia anche una cosa giusta. Che ci siano dei dissapori, magari mi sembra sono stati sulla legge elettorale, ci può anche stare, però dire che un Luca Zaia, come tanti bravi assessori, non possono più ricandidarsi dopo i due mandati, io credo che sia anche un po' una forzatura, perché lo ricordo a tutti quanti, Luca Zaia è il governatore più gradito in tutta Italia, in Veneto ha ottenuto il più alto gradimento, e quindi sicuramente se c'è questo in itinere ci sono anche delle ottime ragioni, perché si può mettere in discussione tutto, ma non che il nostro governatore non sia bravo, e questo lo hanno confermato i cittadini veneti. Allora, torniamo un attimo, sentiamo tutte le campane anche i 5 Stelle sulla vicenda dei gondolieri a Venezia. Qui c'è Davide Scano, consigliere comunale dei 5 Stelle.
È il giorno delle polemiche dopo le nuove accuse lanciate dal consigliere 5 Stelle Davide Scano sulla presunta mancanza di trasparenza nel bando comunale per 60 nuovi sostituti gondolieri. Nel mirino del pentastellato la lista anonima circolata nei giorni precedenti alla prova coi nomi dei futuri vincitori della selezione. Oltre la metà sono stati indovinati. Nulla di strano, spiegano i Pope, quello del gondoliere è un lavoro che necessita di molta pratica ed è probabile che si sappia chi si allenava per farlo. Mascano insiste. Molti dei concorrenti dicono che la prova era abbastanza fasulla, che è durata pochissimo e quindi mi chiedo sinceramente come i quattro commissari abbiano potuto decidere a cuor leggero chi era idoneo o chi non lo era. Anche perché, lo ricordo, questi ragazzi hanno pagato 150 euro di diritti per fare questa prova di 2 minuti, 3 minuti di voga a un gran segreto dentro l'arsenale. I candidati bocciati nelle prove sono pronti a fare ricorso, assistiti dall'avvocato Jacopo Molina, che contesta le modalità delle selezioni e l'ipotesi di un interesse privato nel bando del comune. Non ha nulla contro i gondolieri, puntualizza ancora Scano, ma le regole in città devono essere uguali per tutti. Devono capire semplicemente che si tratta di un servizio di trasporto pubblico. Non è una cosa loro la gondola, non è una cosa loro la licenza, e è un servizio di trasporto pubblico non di linea che quindi va gestito dal comune secondo delle regole ben precise. Contro il grillino sono piovute accuse dall'amministrazione comunale che ritiene sia stata lesa l'immagine della città. L'assessore alla viabilità Renato Boraso, destinatario delle interrogazioni di Scano, ha annunciato che presenterà querela per diffamazione. Oltre a leggere bene il curriculum di Giuseppe Conte, ironizza, il consigliere pentastellato dovrebbe informarsi meglio e sapere che tra le mie deleghe non c'è il traffico acqueo, che è di competenza del sindaco. Sono le solite frasi dette da chi non ha alcuni argomenti. Dicano che ho dichiarato il falso, dicano che ho sbagliato, ma non dicano che ledo l'immagine della città. La città va tutelata soprattutto sul fronte dell'onestà, della correttezza e della trasparenza. Servizio di Tommaso Stoppa. Allora, Benetazzo, tornando all'economia, in particolare Salvini rimprovera all'Europa di esercitare troppe pressioni, di dare troppe bacchettate, insomma di condizionare questo paese per fare un po' gli interessi della Germania, facendo saltare, schizzare lo spread quando serve, crollare le borse. C'è questo, diciamo, c'è un'Europa che a tavolino studia queste tecniche per indebolire il paese, a prescindere da chi lo governa? Certo, ritorniamo su quelle che erano le tematiche che abbiamo affrontato prima, per rispondere al senatore Ferrazzi. Il mood che ha trasmesso il candidato come ministro dell'economia Savona si è modificato recentemente, soprattutto negli ultimi 2 anni, e riprendendo anche la stampa finanziaria di questi ultimi giorni sono state riportate sue recenti affermazioni in cui si invitava a valutare per il nostro paese l'uscita dall'euro. Capite benissimo che chi sta a Bruxelles e sente che il candidato al Ministero dell'Economia italiano ha questo tipo di impostazione, e per definizione lo ha etichettato come esponente anti-establishment. Io voglio fare una ritornare per chi è a casa, perché così si rende conto della delicatezza che ha questo momento storico per la politica italiana. Prima sono stati citati 3 governi, Letta, Renzi, Monti. Mamma mia, Renzi, Letta, Renzi e anche Monti. I governi che si sono succeduti nel tempo hanno potuto avere il cosiddetto prestatore di ultima istanza. Che cos'è il prestatore di ultima istanza? È il soggetto garante che è intervenuto e ha garantito i conti pubblici italiani, ed è quello che è accaduto non solo per noi italiani, ma anche per altre economie molto deboli della periferia europea. Ora, questa garanzia, questa protezione finanziaria scade fra 6 mesi.
tecnicamente è stata conosciuta in Italia all'interno dei talk show come il famoso quantitative easing, ovvero sia l'impegno istituzionale da parte della Banca Centrale Europea di supportare le quotazioni dei titoli di Stato ed anche le obbligazioni bancarie. Oltre a finire l'impegno istituzionale irrevocabile per voce di Draghi alla fine dell'anno da parte, quindi sostanzialmente era il famoso bazooka di Draghi, ce lo ricordiamo? Il bazooka di Draghi, inizierà lentamente il progressivo aumento dei tassi di interesse. Quindi, per spiegarlo con parole semplici, immaginate che voi che siete a casa, vostro figlio, un ragazzo giovane che inizia a fare impresa e si butta letteralmente nel mercato del lavoro, dell'attività imprenditoriale e artigianale. Ma se qualcosa va male, c'è il papà alle spalle che copre con un assegno eventuali buchi o defaianze che si dovessero verificare. Ecco, noi tra 6 mesi questo tipo di copertura, ma non solo noi italiani, anche altri paesi molto, molto deboli economicamente e sono fortemente preoccupati da questo punto di vista, uno dei primi che sta avanzando timori nella capacità di essere economicamente ancora in propulsione è proprio la Spagna, che sa benissimo che non avrà più questo tipo di supporto, questo aiuto. Quindi noi adesso ci troviamo a sperimentare questo ibrido di genetica politica, ci auguriamo tutti che vada a buon fine, ci auguriamo tutti che riescano ad ottenere anche oltre il 50% dei punti programmatici della lettera di intenti che hanno siglato. Però ricordiamoci che se qualcosa dovesse andare male, questa volta non ci sarà nessuno che interviene da fuori e quindi le risorse per il risanamento dovranno essere recepite internamente, vale a dire che i rischi che abbiamo avuto nell'estate del 2011, quando lo spread è schizzato a oltre 700, sono significativamente elevati per la prossima estate, proprio perché ci sarà una lenta ripresa della politica monetaria, che diventerà da espansiva a restrittiva. Secondo, rischi di inflazione legati a questa espansione monetaria che si è perpetrata, innescata negli anni precedenti. E terzo, e questo io continuo a ripeterlo anche nei miei recenti libri pubblicati, non avremo più il salvatore della patria. Mario Draghi termina il suo mandato entro 9 mesi. Sapete chi sarà il suo futuro successore? Già si vocifera di Jens Weidmann, che sostanzialmente è il governatore della Banca Centrale tedesca. Quindi, dopo una persona, un banchiere, che già adesso non ha più tutto quell'appoggio all'interno del Consiglio Direttivo dell'istituzione finanziaria europea, sappiamo che arriverà il cosiddetto falco tedesco, che implementerà una politica monetaria di rigore. Se noi ci troviamo con un esecutivo che non sarà in grado di arrendersi credibile, o ancora peggio, si troverà con dei conti pubblici che sono frutto di una contabilità esageratamente ottimistica, l'assegno lo dovranno staccare in Italia i risparmiatori, perché lì, grazie a Dio, c'è ancora ci sono oltre 4 trilioni di euro, e poi i pensionati, vale a dire le famose, non è che sono grandi invenzioni da parte mia, sono parte di quei famosi punti di 39 punti che ricevette l'ultimo governo Berlusconi, quando il ministro dell'economia era Tremonti, il quale poi innescò la crisi di governo che noi sappiamo. Quindi questo tipo di medicina già ci è stata richiesta 7 anni fa, poi ci hanno dato 4 anni al pari di altre nazioni europee per dire: guardate, adesso ci sarà un limbo finanziario,
In aggiunta abbiamo avuto l'euro particolarmente forte contro il dollaro, guardate come si è svalutato recentemente, e secondo il prezzo del greggio straordinariamente basso, negli ultimi anni è raddoppiato, quindi condizioni macroeconomiche che non rivedremo mai più. Quindi da Renzi, Monti, Letta hanno vissuto una straordinaria fase politica in cui hanno potuto contare che se sbagliavano qualcun altro al di fuori della nostra popolazione avrebbe pagato. Però loro padrino, questa condizione non ha portato bene a Renzi e a Monti. Il dividendo che si è stato creato attraverso la convergenza di queste tre variabili macroeconomiche, che sono appunto il cambio euro-dollaro, il prezzo delle materie prime, soprattutto il greggio, e terzo, il livello dei tassi di interesse. Ricordiamoci che nel 2008 i tassi erano oltre il 4,5%, oggi sono negativi, -0,5%. Forse per ancora altri tre mesi. Quindi con un paese che economicamente è oberato da oneri finanziari, ma non solo l'apparato statale, tantissime altre grandi attività e industriali hanno potuto beneficiare di questo scenario particolarmente favorevole. Quindi ci auguriamo tutti quanti, ed è uno dei moniti che stanno lanciando, soprattutto che sta lanciando la stampa anglosassone, e sapete per quale motivo la stampa anglosassone? Non è casuale, perché oggi si parla ancora tanto delle banche italiane, o meglio delle grandi banche major italiane, ma di italiano queste banche non hanno più niente, perché oggi i principali azionisti di maggioranza relativa di questa realtà sono tutti fondi di investimento che sono o statunitensi o inglesi, quindi da Unicredito arrivando a Intesa, passando per UbiBanca, Banco Popolare e così via discorrendo, tutti quanti hanno come principale azionista di riferimento investitori istituzionali o americani o inglesi. Capite per quale motivo? Chi è la colpa? Cosa vuol dire chi è la colpa? Ha perso tutte le banche perché? Beh, il merito di chi è? Dobbiamo tornare indietro a più di 10 anni fa. E comunque il dato essenziale è che se aumentano i tassi non ci sarà più nessuno che in Italia investe un euro. Esatto. Una visione questa pessimistica. Se aumentano i tassi, non è una visione pessimistica. Ma perché continuate a dire che è pessimismo? Cioè, come uno che va a 100 all'ora e più avanti ti dicono: guarda che forse c'è un muro in cemento armato. Oh, ma tu sei sempre pessimista. No, ma guarda che c'è il muro di cemento armato. Forse è il caso che rallenti, deceleri, troviamo magari una scorciatoia per evitarlo. No, no, ma io vado ancora a 120 a tavoletta perché tanto sono ottimista, e poi vado a finire che mi schianto. È così che si sono schiantate le istituzioni finanziarie di cui parlavamo prima, proprio perché il management è stato così cieco. Ma no, ma non è il caso di essere così allarmisti, creiamo paura nei risparmiatori, negli azionisti, nei correntisti, e poi come sono andati a finire queste persone? Il nostro amico economista mi permette, io credo che, non so a che velocità andassero i governi precedenti, no? Però sì, mi sembra che si siano schiantati un po' in tutti i provvedimenti, visto quello che è successo in questi ultimi 6 o 7 anni, ma non è retorica politica, non è campagna elettorale, lo ripeto, è la fotografia di quello che abbiamo vissuto in questi 6-7 anni. Abbiamo un paese, un paese completamente allo sbando sotto il profilo dell'immigrazione clandestina, abbiamo un paese completamente allo sbando sotto il profilo della gestione delle banche. Ho molto apprezzato un Presidente del Consiglio, che non è ancora Presidente del Consiglio, è in pectore, ma che speriamo diventi Presidente del Consiglio tra pochi giorni, che si ricorda che dal Veneto, e non solo dal Veneto, sono in Veneto tra i 5 e i 20 miliardi, perché poi i conti mi sembra alla fine variano. Ho incontrato assieme ad altri parlamentari della Lega proprio l'altro giorno al Senato tutti i rappresentanti dei truffati dalle banche venete, la Popolare di Vicenza, Veneto Banca, che sono ancora oggi disperati perché, caso strano, poi solo Popolare di Vicenza e Veneto Banca non hanno potuto usufruire di altri paracaduti che magari altre banche, Monte dei Paschi, Siena, il fondo per i truffati, per il fondo dei truffati. Sono fermo. Quindi
alla fine questi sono i provvedimenti che questo governo deve fare subito. Per farlo, chiaro che ha bisogno di iniziative forti, perché siamo, e qui condivido, in una situazione sicuramente non felice. Basta chiederlo, basta leggere anche gli sms che continuano ad arrivare. La gente è molto preoccupata, la gente ha una grossa, forte povertà, la stiamo vivendo come amministratori. Io ho fatto il sindaco per 20 anni e gli ultimi anni, questi ultimi 4 anni faccio il vice sindaco, non ho mai visto tanta gente venire in comune, e il comune non ha assolutamente la forza per dare risposte, perché poi alla fine, non dimentichiamoci, con le politiche che sono state attuate negli ultimi anni sono stati tagliati drasticamente i fondi di investimento, i fondi di, venivano trasferiti, i fondi di trasferimento nei confronti delle amministrazioni locali, che oggi poi ci lamentiamo tanto perché poi alla fine aumentano gli autovelox, aumenta tutte le forme che le amministrazioni si inventano per poter recepire 4 soldi, perché poi alla fine non è neanche i soldi per poter dare alle scuole per comprare la carta igienica. Ma questo qua non è populismo, questo qui non è campagna elettorale, è quello che ogni giorno gli amministratori pubblici e i cittadini vivono. Chiaro, per venirne fuori come facciamo? Abbiamo un programma elettorale condiviso tra Lega e 5 Stelle, sarà buono, non sarà buono, lasciamoli lavorare, magari tra un anno ci ritroviamo qua e vediamo quello che si è riusciti a fare. Solo, ma i ministri sono della Lega o 5 Stelle? O no, certo, o sono della Lega o dei 5 Stelle, no? Cioè, mi sembra abbastanza. Non ci sono ancora i ministri, li stanno scegliendo. Torniamo da Padrin, però prima vediamo Patrizio Miattello, che è uno dei principali difensori, a proposito di avvocati difensori, lui non è un avvocato, ma difende i risparmiatori truffati dalle banche. Vediamo. La notizia che Banca Intesa ha bloccato i 100 milioni è una notizia estremamente grave, perché quei soldi erano destinati ai casi sociali, welfare delle due banche venete. Ci auguriamo che Banca Intesa ripensi a quello che ha fatto. Si apre un nuovo fronte dunque per le associazioni dei risparmiatori che contavano sul fondo creato da Banca Intesa. 100 milioni non monetizzati, ma in titoli che comunque davano una boccata di ossigeno a quei casi ritenuti, dopo il crack, sociali. Intanto rimane alta l'attenzione verso Roma, dove i decreti attuativi sono fermi al Consiglio di Stato. Oggi siamo a Roma in questo pellegrinaggio al Consiglio di Stato per i decreti attuativi del Fondo Risparmio Tradito. Ci sono aspettative di migliaia, migliaia, migliaia di risparmiatori che stanno aspettando questo fondo. Ci auguriamo che questo venga fatto al più presto possibile. Gabriele Labasso e Miattello è sicuramente a Roma, probabilmente adesso insieme ad altri sta parlando con il presidente incaricato. Padrini. Io dico, partiamo dal presupposto che tutto ciò che c'è stato prima di questo governo sia negativo, per semplificare. Però adesso c'è il futuro, c'è il presente, e il presente di cosa è fatto? È fatto da imprese che sono uscite dal mercato perché non hanno retto per mille motivi, e ci sono imprese che invece hanno fatto investimenti. Hanno fatto investimenti e hanno fatto investimenti ricorrendo al credito, perché è giusto così, perché conviene che sia così, e hanno contratto dei mutui garantiti a vario titolo, Mediocredito Centrale, che era le condizioni, oppure banche, a un tasso variabile. Allora cosa succede? Che la tenuta del sistema è fondamentale per mantenere bassi i tassi. Perché? Perché, piacente o no, il fenomeno della globalizzazione ti porta ad avere una marginalità che è molto bassa. Questa marginalità, se aumentano i tassi, è viene portata via dagli interessi che devi pagare. Allora, qual è la chiave di un sistema pubblico? È che il pagamento delle tasse da parte dei soggetti privati permette allo Stato di esistere. Ma se aumentano i tassi, non ci sono più tasse da pagare perché le aziende non fanno utili. Questo è il problema, che non è una questione di ottimismo o pessimismo, è che se il nostro sistema non tiene e si alzano i tassi sui mutui, le aziende chiudono.
Questo è il problema del sistema. Io dico, benissimo, questo governo è l'unico possibile, piaccia o meno, che vada avanti, che dimostri, ma il pericolo è questo, non il reddito di cittadinanza sì o no, o l'autonomia sì o no, o c'è una fiscalità che sostiene il sistema paese, oppure se il privato non produce reddito, non paga le tasse, allora no, perché se non ci sono soldi da dividerci, è inutile da dividere nel senso fra una scelta o un'altra, qualsiasi programma diventa inutile. Il pericolo è solo questo, che non è poco. Allora, andiamo a Treviso, dove si voterà per le amministrative il 10 di giugno, si voterà a Vicenza e in altri comuni. Ovviamente vediamo il candidato sindaco del centrodestra Mario Conte, poi vedremo anche Giovanni Manetto. Il sindaco Giovanni Manildo ha detto che nel secondo tempo ci sarà spazio anche per i quartieri, segno evidente che in questo primo tempo i quartieri sono stati dimenticati. Noi partiremo fin dall'11 di giugno a dare attenzione a quelle periferie. Sono le periferie il campo su cui si gioca la partita per il sindaco di Treviso. Lo sapete l'attuale primo cittadino che in risciò sabato ha distribuito personalmente il programma elettorale. Lo sa da tempo il candidato della Lega che dell'opposizione per 5 anni ha raccolto le lamentele dai quartieri. Una lista di cose da non fare che parte dai ghetti. Non vogliamo più quartieri dormitorio e vogliamo favorire appunto il collegamento tra periferia e centro storico. Non vogliamo penalizzare il centro, ma semplicemente non vogliamo più che ci siano cittadini di serie A e di serie B. Chi vive a Canizzano deve essere trattato equamente come chi vive in Piazza dei Signori. Candidato Conte, che continua il suo giro nelle case dei trevigiani, come testimoniano le foto postate sui social. Un affetto straordinario, segno anche evidente che fino adesso c'è stata tanta mancanza di dialogo, e proprio uno degli elementi che mi evidenziano i cittadini è che sta mancanza anche dell'amministrazione nei territori. Una corsa all'ultimo consenso, quindi, con l'ennesima stoccata di Conte a Manido sui temi dimenticati dall'attuale amministrazione. Sul tema della sicurezza sicuramente è un tema molto sentito da parte dei cittadini, e poi la riqualificazione dei quartieri che in questo mandato è stato assolutamente dimenticata. Conte, che non risparmia critiche nemmeno all'assessore Michelani, a quelle che il candidato leghista definisce le asfaltature elettorali di Santa Bona. Ci vorrebbero forse le votazioni ogni mese e così i cantieri partirebbero in continuazione. Credo però che l'intelligenza dei cittadini sia tale da capire che queste sono manovre meramente elettorali, che quindi non c'è nessuna programmazione, nessuna volontà di cercare di migliorare appunto i quartieri. Vista di Lucio Zanato, Mario Conte con Giovanni Manildo a Treviso, Otello Della Rosa per il centro-sinistra a Vicenza. Ferrazzi, come andranno queste amministrative per il centro-sinistra? Ma le amministrative sono delle elezioni importanti nel territorio, e quindi insomma Manildo a Treviso ha governato bene, è stato un sindaco vicino alla gente, è stato un sindaco che si è dato molto da fare e merita assolutamente di essere riconfermato. Tra l'altro quello che sta succedendo di strano a Vicenza è nel fatto che i 5 Stelle, a quello che risulta, non hanno consentito, diciamo, no? La sede nazionale, il partito nazionale, non ha consentito ai locali di partecipare alla campagna elettorale, che voglio dire, avevano già raccolto, se ho capito bene, le firme, avevano già candidati anche per la lista, non solo il candidato sindaco. E questa la dice lunga sulla democrazia o non democrazia interna di questo partito ormai, perché a domanda fatta da un giornalista ho letto agli esponenti dei 5 Stelle locali di Vicenza: ma con chi avete parlato? Con una casella mail che ci ha detto appunto che non è arrivata risposta e quindi non abbiamo potuto partecipare. Io credo invece ci deve essere assolutamente la possibilità per i cittadini. Hanno certamente questi cittadini la possibilità di premiare 2 coalizioni, quella di Vicenza e quella di Treviso, che hanno fatto cose molto concrete e molto forti, variati appunto a Vicenza in 10 anni di buona amministrazione, e Manildo che si ripresenta dopo 5 anni. Dal punto di vista generale, tra l'altro, direttore, il nostro paese è un paese con la memoria corta, no? E poi si continua anche adesso che nasce il governo con le battute elettorali e via dicendo. E nel 2011 il nostro paese rischiava il default, quella era la situazione, c'era un PIL almeno 1,7%, c'era un calo vertiginoso dell'occupazione, c'era una disoccupazione galoppante soprattutto nel mondo giovanile,
c'era una esportazione che andava incalando e una decrescita industriale, non una crescita industriale. I governi del centro-sinistra hanno fatto un'opera straordinaria di messa in sicurezza dei conti pubblici e infatti tutti i dati macroeconomici raccontano esattamente questo. È sufficiente questo? Assolutamente no. Adesso quello che bisogna fare è questo, cioè come una famiglia che mette a posto l'entrata e l'uscita bisogna iniziare ancora di più a lavorare per i propri figli, per i propri cittadini, a partire da quelle sacche, e purtroppo sono notevolmente diciamo presenti nel nostro paese, di povertà, di abbandono, di disagio, e quelle sono esattamente le persone che bisogna subito aiutare, sulle quali bisogna subito intervenire. Ma vede, c'è un problema. Noi rischiamo con questo governo di avere esattamente l'effetto che il nostro paese ebbe tragicamente nel 2011. Perché vede, direttore, nel 2011 non furono i comunisti bolscevici che fecero cadere quel governo, ma fu per esempio Confalonieri che telefonò al presidente del Consiglio Berlusconi, di un consiglio e di una coalizione che vedeva dentro in maniera stabile anche i leghisti, e gli disse: guarda, tu devi andare a casa perché qua non leggiamo più la situazione, perdiamo posti di lavoro, perdiamo ricchezza, cresce la disoccupazione, eccetera eccetera. Ora, giocare con il fuoco vuol dire questa cosa qui, cioè quando si parla di Europa a vanvera vuol dire poi togliere i soldi dalle tasche dei cittadini italiani. Io ritengo che l'Europa vada assolutamente riformata. Io credo nell'Europa dei popoli, ma credo nell'Europa, ma non è una questione ideale, è una questione pragmatica. Le faccio un esempio, parliamo di terrorismo internazionale, ma i singoli paeselli che pensano di vivere da soli senza un contesto europeo, pensano di fare qualcosa contro il terrorismo internazionale? Abbiamo visto parliamo dell'immigrazione, ma pensiamo che i singoli paeselli abbiano la capacità? Parliamo dei flussi finanziari, della speculazione finanziaria, delle macro aziende, oppure della sicurezza digitale di ognuno di noi. Abbiamo visto Facebook, no? Perché è venuto il capo di Facebook? È venuto in Europa, non ha fatto il giro per gli staterelli, delle quali si fa un baffo. No, aziende che hanno da soli un fatturato pari al PIL di un'azienda di una nazione europea. È andato in Europa perché lì c'è la possibilità di intervenire. Ma la questione del mutamento climatico, cioè, se l'Europa viene modificata, deve essere un'Europa forte, perché è solo un'Europa forte che fa gli interessi degli italiani, e questa è la verità. Non credete a chi vi prende in giro, a chi racconta le balle dello staterello che tornando a governare tutti i processi da soli fa i vostri interessi, è l'opposto. Bisogna lavorare per l'Europa dei popoli, per l'Europa federale, per gli Stati Uniti d'Europa. Questa è la grande sfida che dobbiamo avere il coraggio di affrontare. Allora, l'immigrazione è un rischio, potrebbe anche non funzionare. Adesso torniamo da Giorgio Marchetto e da Luca De Caro, però prima vediamo il servizio con Giovanni Manildo, che parla appunto delle prossime elezioni, il sindaco uscente di Treviso. Abbiamo fatto i 5 progetti definitivi per realizzare e concretizzare i soldi arrivati col bando periferie, 14 milioni e mezzo di euro, sono dei progetti importanti. Nonostante l'incertezza romana, il sindaco Manildo ha portato a casa i fondi per migliorare le periferie. E sono tanti i 14 milioni di euro che verranno impiegati totalmente per i cittadini. Ecco alcuni esempi. La pista ciclabile che collega Fiera, Selvana, Santa Maria del Rovere, la riqualificazione degli impianti sportivi delle acquette di Selvana e la riqualificazione del Parco Eolo, che diventerà un posto vivo per un centro di aggregazione di sport e di movimento per tutti i cittadini. Trevigiani al centro dell'azione degli scorsi 5 anni dell'amministrazione Manildo, con il sindaco che ora chiede ai cittadini il consenso per un nuovo mandato che servirà a completare l'idea della Treviso rinnovata partita con le scorse elezioni nel 2013. E nel rinnovamento continua il percorso di apertura verso le nuove forze economiche che valorizzino luoghi dimenticati della città. Dopo la Codiretti, con il mercato di Piazza Giustiniani, ora è la volta di Villa Margherita, da troppo tempo chiusa dopo il trasferimento del comando dei carabinieri. Oggi una visita eccezionale, ha dato seguito a degli incontri e dei colloqui che abbiamo avuto Carlin Petrini, presidente di Slow Food e di Slow Food International, per vedere di attivare insieme una collaborazione per la gestione, l'utilizzo e la riqualificazione
riqualificazione degli spazi di Villa Margherita, quindi una buona prospettiva per l'utilizzo di questa villa e di questo parco meraviglioso. Infine oggi la firma definitiva del passaggio del palazzo prefettizio allo Stato. Abbiamo firmato il contratto con Invinit per la cessione alla società di gestione del risparmio del Ministero dello Sviluppo Economico. Hanno acquistato il palazzo della prefettura, quindi la prefettura potrà continuare a rimanere in centro e noi abbiamo avuto nuove risorse importanti per il Comune di Treviso. Domenico Lo Sappio è il candidato sindaco a Treviso per il Movimento 5 Stelle. Marchetto, poi il Movimento 5 Stelle rafforzerà dal punto di vista anche organizzativo in seguito a questa vicenda del governo, e l'altra domanda che vorrei farle è cosa pensa di quanto si dice, si è detto anche in tanti sms ieri sera, c'è un presidente incaricato pugliese, un leader dei 5 Stelle campano, e dice ma e allora il Veneto come nelle mani dei 5 Stelle che fine farà? Vabbè, abbiamo di fronte ancora tanti anni, creeremo il turnover, quindi sicuramente ci sarà modo di vedere anche i nostri veneti all'azione, li abbiamo già avuti, abbiamo Riccardo Fraccaro che è uno dei numeri uno che abbiamo lì a Roma, abbiamo Giovanni Endrizzi, abbiamo tante persone che si sono prodigate in questi 5 anni e devo dire che tutte le proposte, gran parte delle proposte che sono presenti nel contratto di governo le abbiamo anche, scusate il gioco di parole, presentate come portate in votazione alla Camera, e quello che ci ha fatto spingere a valutare anche come fattibile l'ipotesi di un'alleanza, di un governo diciamo con la Lega, è che se noi guardiamo le votazioni e i vari provvedimenti che abbiamo posto, molte votazioni sono state diciamo la Lega votava a favore con noi di 5 Stelle a Roma nella scorsa legislatura, quindi vuol dire che effettivamente, come diceva l'esponente leghista, molti punti sono in comune. Magari alcuni punti potrebbero sembrare campagna elettorale, però anche quando si parla di terrorismo eccetera eccetera, il PD dice come facciamo da soli col terrorismo, voi non siete riusciti a risolvere il problema dei reati, dei furti nelle abitazioni degli italiani. E questa è una cosa che spetta al governo. Ti do una notizia, no, sono diminuiti i dati della Polizia di Stato. Non sono per niente diminuiti, perché il cittadino vive sempre col timore di essere depredato all'interno, è peggiorato il degrado urbano delle proprie abitazioni. Non dire che avete fatto tutto bene in questi 5 anni, forse dovreste fare un po' di mea culpa, perché sennò diciamo che gli italiani sono stupidi, che sono stati presi in giro dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega e che invece dovevano credere a che tutto fila liscio, che i conti sono in ordine e che voi avete fatto il possibile, invece non è così, voi dovreste ammettere che avete sbagliato qualcosa. Allora, dare la chance a delle nuove forze di provare a mettere in sesto questa nazione non credo sia un'assurdità. Poi si sa, io personalmente sono per la democrazia dell'alternanza, se poi gli italiani fra 5 anni decideranno di dare ancora la fiducia a questo governo, si farà altri 5 anni, però nulla osta che possiate tornare voi al timone della nazione e magari puntare in altre dobbiamo essere onesti anche di dire abbiamo provato, non ci siamo riusciti, magari anche dire il perché magari avevamo le lobby che ci impedivano, così almeno vi scrollate di dosso tutti questi fardelli, perché non è semplice o avere operatività quando devi rispondere agli interessi altrui. Dite, guarda, noi ci avevamo messo tutti, però ci hanno messo contro le lobby del farmaco, le lobby del petrolio, le lobby delle banche, eccetera, eccetera, e non siamo riusciti a fare. L'italiano vi capirebbe? Se invece voi non lo ammettete, oppure non lo... Sai qual è il problema? Che quando invece abbiamo visto all'opera i 5 Stelle, io oggi ero a Roma, e ho visto come quella città è degradata nel corso di questi anni, e della capitale d'Italia. Cioè il problema è che l'esaltazione dell'incompetenza, come appunto avete messo voi in maniera strutturale, è un problema, perché se tu non so che lavoro fai, se hai un'azienda, io sono figlio di un piccolo imprenditore,
Nessun architetto. Facciamo l'esempio di un imprenditore che ha un'impresa, ma a capo dell'impresa chi metterebbe, secondo uno che passa per sbaglio per strada, che dice cosa hai fatto nella vita tua? Nulla, bene, perfetto, sei adatto per fare l'amministratore delegato. Va a prendere uno che ha fatto la gavetta, che magari ha fatto bene, dopodiché è cresciuto, ha dimostrato, eccetera, eccetera. Cioè questa questione qua non è una questione, capito, da nulla. E questo è drammatico, perché noi giochiamo come a monopoli. Qua, quando si governa un paese, si fanno cose serie, cioè c'è l'interesse dei cittadini, ci sono gli occupati, ci sono i disoccupati, eccetera. Dopodiché io sono convinto che i governi del PD abbiano fatto anche degli errori, ci mancherebbe anche altro. Chi prende in particolare delle situazioni drammatiche come quelle che sono state prese, certamente ha fatto degli errori, ma il dato oggettivo è che c'è stato assolutamente un trend di crescita e di stabilizzazione dei macro conti economici. La debolezza sta dopodiché nella ridistribuzione della ricchezza, e questo è appunto quello che bisogna fare adesso. Vedremo. Dopodiché, guarda, io sicuramente ho sempre fatto in vita mia così, lo faremo tutti quanti in Parlamento. Noi tifiamo per il nostro paese. Quindi noi valuteremo, noi naturalmente siamo l'opposizione, che non vuol dire Aventino, vuol dire una cosa fondamentale nella democrazia, ma se ci sono dei provvedimenti sensati, eccetera, li studieremo insieme in commissione, cioè vogliamo il bene del paese, ed è questo che ci inquieta. No, ora batte ancora sull'inesperienza dei 5 Stelle, questo è un tema serissimo. L'onorevole De Carlo si è detto spesso in questi giorni il governo delle destre, no? Però Salvini ha fatto un discorso dove ha detto non c'è più destra né sinistra, è il governo del popolo contro l'elite, e diciamo dei 5 Stelle si dice che siano a volte dei trotskisti, no? cioè vengono sempre definiti dalla destra come dei comunisti. No, noi non siamo al governo perché Di Maio ha detto voi siete troppo di destra. E questo è finalmente un complimento, cioè è la dimostrazione che anche Di Maio può dire delle cose sensate ogni tanto. Essere troppo di destra cosa vuol dire? Vuol dire essere coerenti con quelli che sono i nostri ideali. Noi non abbiamo venduti, e questo è essere di destra, non abbiamo svenduti per un ministero. A me dispiace sinceramente per tutti quelli che hanno votato la Lega convintamente, e soprattutto penso a quelli eletti nell'uninominale, cioè eletti anche grazie al voto di tutto il centrodestra, illudendosi magari che quella fosse la nuova destra o qualcosa di destra. Oggi si ritrovano invece in un melting pot assieme a tutto, che potrebbe essere anche il futuro, potrebbe essere non esserci più gli schieramenti destra e sinistra. La politica è dinamica, ciò che c'era ieri, oggi la Lega è il partito più vecchio nel Parlamento, quindi sono tante le cose che cambiano nel giro degli anni. Gli ideali invece restano, siamo un partito con forte connotazione ideale, e credo che ci sia uno spazio per questo tipo di partito, anche perché il nostro è una destra moderna, attualizzata, che si occupa di problemi reali, che ha posto delle condizioni reali per entrare in questo governo, e che evidentemente non era gradita, perché sai, a cena uno ci va se è invitato, non è che se uno va senza invito. Ne prendiamo atto, insomma, però anch'io non sarei tragico, insomma, lasciamoli lavorare, cerchiamo di capire quanto valgono. Fare esperienza sulla pelle degli italiani non è una cosa che mi tranquillizza particolarmente, cioè io ripeto, per la mia storia ma anche per la passione che ho per la politica, vorrei vedere gente preparata a guidare il governo. Il primo ministro è un primo ministro che si è dichiarato apertamente di sinistra, e questo dovrebbe tranquillizzare anche gli amici del PD, visto che da sempre è amico di Napolitano, frequenta quel tipo di ambienti, per cui insomma da un certo punto di vista è uno che mette d'accordo non solo Lega e 5 Stelle, ma mette d'accordo qualcuno di più. Noi no, ad esempio, tant'è che la pregiudiziale era proprio sul fatto che fosse grillino e poi marcatamente di sinistra. Però insomma stiamo a vedere, insomma, la politica è talmente bella e affascinante proprio per il fatto che la si studi e la si capisce. Dopodiché, ripeto, noi siamo lì per fare le vedette, insomma, l'interesse degli italiani, il nostro l'interesse per gli italiani è superiore a qualsiasi cosa. È proprio perché vogliamo tanto bene all'Italia che mai ci permetteremo di fare un'opposizione che non sia costruttiva. Lì però i nostri temi li porteremo e lì pungoleremo soprattutto la Lega, che ha temi vicini ai nostri, perché il programma che ha presentato, che era uguale al nostro, poi che era il nostro perché eravamo in coalizione, venga mantenuto al di là del contratto che ha siglato Post con le altre forze politiche. Il contratto con cui sono andati dagli elettori i leghisti è il contratto siglato con il centrodestra, non quello fatto dopo.
Allora andiamo in pubblicità, pochi istanti, tantissimi sms, poi riprendiamo con Eugenio Benetazzo, scrittore economista, senatore Vallardi, Andrea Ferrazzi, Leonardo Padrin, Luca De Carlo e Giorgio Marchetto. Tra pochissimo, grazie, state con noi.